e quella di cui state vedendo le opere è una mostra a quattro mani. Non proprio a quattro mani, diciamo a due più due mani, nel senso che gli artisti che realizzano queste opere lavorano singolarmente e poi scelgono di accostare i lavori creando dei dittici nati appunto per delle sintonie di fondo tra le opere. Di solito quando mi trovo di fronte a delle mostre in cui sono due artisti che lavorano o a quattro mani o a due più due come in questo caso, penso sempre a un passo di uno scritto di Eisenstein, questo grande regista e soprattutto teorico del montaggio russo di inizio Novecento. Eisenstein sosteneva in questo scritto che la peculiarità del montaggio cinematografico è quella di assomigliare alla scrittura ideogrammatica giapponese. Gli ideogrammi giapponesi, quando vengono accostati a due, non generano la semplice somma dei loro significati, ma generano un significato terzo, un significato nuovo rispetto ai due ideogrammi da cui sono nati. Ecco, le mostre riuscite in cui gli artisti, due artisti operano insieme, come se fossero due diversi autori di ideogrammi, funzionano, le mostre di questo tipo, quando in qualche modo il lavoro di un artista più il lavoro di un altro artista crea un ipotetico terzo lavoro, un significato ulteriore che va al di là della somma dei due lavori. Io credo che in questa mostra questo terzo ipotetico lavoro, questo significato in più, in qualche modo ci sia, scaturisca dagli accoppiamenti delle opere. Anzitutto però, anche per curiosità personale, chiedo a Piero Campanini, uno dei due artisti che espongono We Leather Company, come è nata l'idea di lavorare con Stefano Paolone, come è nato questo lavoro Sì. appunto a due più due mani, per così Sì, dire. grazie Roberto. Ma ti devo dire che è nata come la maggior parte delle cose della vita per caso. Un giorno io e Stefano stavamo guardandole, lui guardava le mie opere, io ne guardavo alcune delle sue, quando è scattata una sorta di illuminazione, ovvero sia abbiamo visto che all'interno di ciò che facevamo c'era una matrice comune, come se fosse un sottopelle. Si tratta prevalentemente di quelle che io chiamo le primitive, cioè delle figure geometriche che stanno al di sotto o all'interno delle opere di Stefano Paolone e alle mie. E ci è sembrato un'analogia straordinaria. Ne abbiamo prese ognuno dalla propria serie, alcune le abbiamo confrontate e poi ci siamo dati via con questo progetto. Rigore e psiche. Credo che dietro alle opere degli artisti, anche se sono apparentemente molto diversi perché hanno tecniche diverse, ci sia un senso molto intimo, molto intrinseco che li possa accomunare, non solo le nostre. Probabilmente se noi ci guardassimo attorno troveremmo tanti artisti che possiamo in qualche modo avvicinare l'uno all'altro. Perché quello che conta poi alla fine è l'idea, la struttura interna, il pensiero che domina, poi ognuno le sviluppa come vuole. Stefano usa materiali, cemento, colori nel senso dei neri, dei bianchi, i contrasti. Io invece mi applico ancora sul figurato, sono molto legato al figurato, eppure se guardiamo le opere di Stefano e le mie, io credo che chiunque possa riconoscerci delle analogie. Stefano, a quali artisti hai guardato nel corso della tua formazione, d'artista? Tu provieni dal disegno industriale, eppure questi lavori così strutturati, così profondamente architettati, hanno una matrice poetica, dico bene, o un retroterra poetico in qualche modo. Il mio orizzonte artistico riguarda un po' tutte le ricerche neoleo-costruttivistiche, insomma, degli anni 70-80. Però la mia ricerca, che si fonda principalmente sulla ricerca infinita che c'è intorno al tema della geometria. La parte poetica che tu vedi nei miei lavori, io ho provato a dargli un senso scrivendo delle poesie che risalgono anche ad anni precedenti delle opere stesse, ma che vengono celate, nella parte retrostante del lavoro e quindi solo a beneficio della persona, che godrà dell'opera.
finita, proprio per dare un senso equo significante al lavoro stesso, di rendere gentile la crudezza, probabilmente la crudezza dell'opera stessa. Siamo felicissimi di aver portato qui le nostre opere, dobbiamo ringraziare sicuramente The Art Company di Como perché ci ha dato questa possibilità. La galleria, posso dire, è bellissima e anche l'impegno di Roberto Borghi, che si è curato proprio di mettere le nostre opere e collocarle nel modo giusto, a me personalmente ha soddisfatto tantissimo. Sei d'accordo? Sono perfettamente d'accordo con te, è stato una